と力とが静かに眠る海の底飛び立て飛び立て飛び立て三つのメカが一つになって正義の姿巨大ロボットその名も我らのザンボス tutta un'altra cosa. Santo cielo, alla fine lo spostano veramente. Ora manca soltanto Gengor e siamo al completo. Già, ma ci vorrà un po' più di tempo del previsto. Capei, scendi, ti devo parlare. Non se ne parla nemmeno, ho troppe cose da fare. Oh, oh. Un altro Mega Burst! Ragazzi, pronti all'attacco! Presto voi, entrate nel VR1! Pronti al decollo! Zambot Combination! No, non è affatto vero. E ora, Zambot Grabs! Accidenti, è veramente forte questo Mega Burst! Buster Missile! Colpo perfetto, Zambot! Colpito in pieno! Quella è la mia casa! Maledetto! Questa giuro che me la paghi! Zambot Blow! Zambot Blow! Attack! Ma
Megaburst si è rifugiato sottoterra. Per il momento è finita. Ritornate tutti alla base. Preparatevi per il prossimo attacco. Capei, dove vai? Non hai sentito, Ichitaro? Il nemico potrebbe colpire di nuovo in qualsiasi momento. Io torno in città. Ma non mi dire, mio fedele Baletar, il tuo nuovo Megaburst non ti ha soddisfatto? Ti ha davvero deluso? Certo, Butcher, mi pare che la potenza non sia sufficiente. Capisco. Allora arrivano questi dolcetti che avete trovato sulla Terra, sì o no? Certo, Butcher, i tuoi desideri sono ordini. Oh, no, lasciami, toglietemelo di dosso. Mettetelo subito a morte. Certo, Butcher. Sì, ventoso, è certo molto interessante. Baletar, potresti usarli per i tuoi Megaburst? Certo. Non serve di auto per fuggire, è tutto bloccato. Basta circolare. Taki, Michi, anche voi state scappando. Capei, è meglio che tu non ti faccia vedere. Si è sparsa la voce che la tua famiglia sia la causa di tutto questo. Ma che cosa dici? Noi stiamo solamente cercando di difendere la città. E Capei, Jin! Portami via, via, via! Mi raccomando, state attenti. Ehi, Capei, lascia in pace mia figlia! Guarda che ingrati. La mia famiglia non ha mai fatto niente di male. Sono tutte menzogne. Kozuki. Ma certo, è stato sicuramente lui a spargere in giro queste voci. La casa di Kozuki. Dove sono il papà e la mamma? Sono andati a cercare un camion per scappare. Non c'è neanche Shingo. Sono rimasta solo io. Però sei stato molto gentile, sai? Davvero non sai dove posso trovare tuo fratello? Beh, veramente mi ha detto che sarebbe andato a casa tua per scoprire il segreto della tua famiglia. Se lo prendo! Oh no, ti prego, Capei, non fargli del male, per favore! Ma no, Kaoru, sta tranquilla. Senti, non ti muovere di qui finché mamma e papà non torneranno, d'accordo? Sì. Shonishiki, proteggi Kaoru, mi raccomando. A quanto pare Capei non c'è, approfittiamone. Bene, credo di aver dato tutte le spiegazioni necessarie. D'accordo, quindi ricapitolando questo VR... C'è qualcuno! Il pulsante in alto a destra. Sì, subito. Si è acceso! Chi sei? Sono un amico di Capei. Mi chiamo Shingo Kozuki. Capei è stato ferito gravemente. Apritemi, presto! È stato ferito? Eva di rimetto! Togliati! Che sta succedendo? Sta calmo, vecchio. Ditemi subito chi diavolo siete o qualcuno ci lascerà la pelle. Così tu sei Shingo. Capei mi ha parlato di te. Siete venuti dallo spazio, vero? Anche voi, uomini della Terra, siete abitanti dello spazio, non credi? Da quale pianeta siete venuti? Perché volete impadronirvi della... Non provare, amico. Sta attento, la prossima volta non esiterò a sparare. Kozuki! Capei, bene, sei tornato. Ti avverto che non mi arrenderò tanto facilmente. Sono pronto anche a morire. Smettetela! Ascoltami, non so proprio come fartelo capire, ma ti assicuro che noi non siamo affatto i mostri che tutti pensano. Raccontalo a qualcun altro. Kozuki, chiudi quella boccaccia e ascoltalo! Siamo terrestri esattamente come te, anche se i nostri avi più di 100 anni fa sono venuti sulla Terra da un lontano pianeta. Cosa? Da un lontano pianeta? Ma perché non me l'avete mai detto? Forse avremmo dovuto.
Beh, però pensavo che tuo fratello te lo avesse accennato. Beh, in effetti sarei potuto arrivarci anche da solo, è ovvio. I nostri padri sono arrivati qui dal pianeta Beer, nella più remota galassia, a 47 anni luce dalla Terra. Beer era un mondo dalla civiltà altamente sviluppata, molto più di quella esistente oggi sulla Terra. I suoi abitanti avevano dimenticato cosa fosse la guerra e ovunque regnava la pace. Ma un giorno, un triste giorno, fecero la loro comparsa le armate dei Gaizok. Beer fu distrutto e la nostra gente spazzata dalla sua superficie. I pochi sopravvissuti costruirono un'enorme navicella spaziale con la quale fuggirono nello spazio. E i nostri antenati, dopo un tremendo viaggio, giunsero qui sulla Terra, quasi 150 anni fa. Davvero una storia commovente. Quindi siete voi quelli che i Gaizok stanno cercando. Perciò se prendete armi e bagagli e ve ne andate, la Terra non avrà più niente da temere. No, non servirebbe a niente. I Gaizok sono un popolo di guerrieri con un solo obiettivo: cancellare ogni forma di vita presente nell'universo. Non ci credo. Non esiste un popolo così crudele. È il Mechaburst. Sta arrivando sulla città passando dal mare. Distruggerà il faro. Ichitaro, mi sto dirigendo verso il faro da Kaoru e Janishiki. A quest'ora la mia famiglia dovrebbe già essere andata via. La strada che porta al faro è stata distrutta e tua sorella purtroppo è rimasta bloccata lì. È ancora lì? Avvio Zambot Combination! Subito, Ichibuka! Non preoccuparti, sono io. Grazie, Cappei! Cappei, sta attento, il Mega Burst! Lo vedo, ok. Tutti al proprio posto, si dia inizio all'agganciamento dei Beer. Ricevuto. Procedura aggancio, chiediamo l'appoggio dello Zambot. Bene, Ichitaro, affrettiamo i tempi. Pronta, nonna? Certamente, qui va tutta gonfie vele. Base a Beer 2, come va, Tada? Il sistema automatico di aggancio mi sta dando qualche problema. Dovrete provare con quello manuale. Sumi, tesoro, ti dispiacerebbe pensarci tu, per favore? Cosa? Hai detto che avrei dovuto solo guardare. Mamma, dai, aiuta papà! Ricordati che i nostri padri sono stati sconfitti perché non hanno lottato. Vuoi che i tuoi figli facciano la stessa fine? Se vogliamo dar loro un futuro migliore, dobbiamo combattere. Mamma, come? Io vado a lottare contro i cattivi! Io! Ho capito, nonno. Adesso vado. BR3, qualche problema? Niente da segnalare. Anche mia moglie e i miei figli mi stanno aiutando. Bene, a tutte le astronavi, alzarsi in volo e procedere all'aggancio. Durante l'avvicinamento, procedere al controllo di circuiti elettronici. Formazione di combattimento, pannello GG9. Come? GG? Che numero, Ichitaro? 9, mamma, 9. Ah, sì, d'accordo, 9. Ichitaro, quali devono essere i valori segnati sui due cursori del quadro comandi? Sul primo 3.3, sul secondo invece 2.0. Come? Sul secondo invece 2 punto... punto cosa? Non ho capito. Ho detto 0, nonno. Punto 0. Ecco fatto. Anae, mi prepareresti un tè o una golompo secca? No, ma ti sembra questo il momento? Più tardi, nonna! Ti piace il gioco duro, a quanto pare? D'accordo.
D'accordo, non ti arrendi, eh? Ehi, ma così non vale! Andiamo, che cosa aspetti a staccarti? Ci sto già provando! Che spettacolo! Certo, sono Butcher, questa è la forza di una ventosa. Anche il sapore non è niente male. Esame circuiti elettronici completato. Anche qui è tutto a posto. Bene, procediamo con l'aggancio. BR3, avvicinati. Yumiko, Kimiko, siete pronte ad azionare i blocchi posteriori? Sono pronta, tesoro. Sì, anch'io, papà. Quando l'indicatore segnerà zero, azionate la leva. Papà, aiuto, ho paura. Non preoccuparti. Guarda, ci stiamo per agganciare, tesoro. Sta arrivando. Procedura aggancio completata. Beer 2, ora tocca. Allora, quando lo schermo segnerà zero, dovrete azionare la leva. Sì. Beer 2, si è staccato. Siamo allontanati. Va bene così, per favore, ditemi qualcosa. Ho paura. Bene, adesso che hai visto sei contenta. La c'è papà alla guida. Via con rifornimento energetico. Ricevuto. Connettore energetico. Manovra riuscita. Computer interfacciati, reattore di spinta in funzione. E poi? Concentrazione dell'ozono nella norma. È andata. Vediamo. Sembra tutto a posto. Sì, l'aggancio è riuscito. Viva! Viva! Oh, meno male. Dai, viva! Yuppi! Oh no, mi si è addormentata una gamba. Adesso cominci ad approfittartene un po' troppo. Buster missile! Se solo potessi usare lo Zambot Cutter! Sta cercando di scappare sottoterra. Capei, afferra il gancio. Cosa? Un gancio? E da dove? Ah, Capei, Keiko, guardate! L'operazione di aggancio è riuscita! È vero, è il King Pia! Il King Pia! Insomma, che cosa stai aspettando? Afferra il gancio! È il momento di provare la potenza del King Bear! Sto allungando la mano il più possibile, ma non ci riesco! Ah, nonno, ce l'ha fatta! King Bear, massima potenza! La potenza del King Bear ha spaventato il Mega Burst. Ora sì che ci divertiamo! Ichitaro, stacca il gancio! Che cosa? Ma scusa, non sarebbe meglio tirarlo su? Avanti, fallo! Va bene. Ah.
ragazzi, ci siamo. E ora il colpo di grazia. Zambot Moon Attack! Papà. Ciao! Karu! Sta zitta! Ciao. Quando ci rivedremo ancora, Kozuki? E chi lo sa? Non te la prendere, Kappei. Per riconquistare gli amici che hai perso, puoi solo combattere per te e per loro. もう帰ることない宇宙の星よ、さらばさらばもう会えはしないけれど。 地球がある。輝け僕らの星よ、永遠に輝け。 Il rancore che la gente prova nei confronti della famiglia Jin cresce di giorno in giorno. Shingo, a causa di uno scontro fra lo Zambot 3 ed un Mecha Burst, perde la famiglia, facendo così aumentare enormemente il suo odio verso Kappei. Tutto questo nel prossimo episodio, Un mare colmo di rabbia. Kappei, ti odio. Non potrò mai perdonarti.